donne per il tumore del seno e lei punta spesso sul fattore prevenzione. Ma io credo che in campo oncologico, e non solo, ma anche per tante malattie croniche non Che è trasmissibili, successo? puntare sulla prevenzione sia un obiettivo primario, soprattutto avere un cambio di passo, di paradigma, far capire che bisogna investire in prevenzione, non è una spesa. Tra l'altro del Fondo Sanitario Nazionale solo il 5% va in prevenzione, questo deve essere assolutamente cambiato, bisogna aumentare la quota destinata alla prevenzione. Il campo oncologico, in particolare nel cancro della mammella, grazie ai tanti progressi che ci sono stati negli anni nella scienza medica, oggi soprattutto se il tumore viene scoperto nelle fasi precoci ci sono ottime possibilità di cura. Poi vorrei concludere ricordando come la sanità pubblica italiana è all'avanguardia nel cancro della mammella. Di recente ho incontrato la commissaria europea Kyriakides, che ha lodato la sanità pubblica italiana e l'organizzazione delle Breast Unit come modello da esportare in tutta Europa per la prevenzione, la cura e il management del cancro della mammella. Grazie. Allora, Presidente, un messaggio per il nostro per Eurocomunicazione sulla prevenzione e soprattutto i fondi per la Regione Lazio per la nostra salute. È uno degli aspetti primari della nostra regione, continuiamo ad investire, lo stiamo facendo, adesso abbiamo questo investimento di mezzo miliardo sul personale, di cui andiamo molto orgogliosi. Insomma, per noi la prevenzione è un dato fondamentale, ma non solo la secondaria, anche la primaria in termini culturali e di maggiore consapevolezza. Se vogliamo. Importantissimo perché con la prevenzione si salvano vite, con la prevenzione si può affrontare e curare i tumori al seno e questo è un messaggio importantissimo perché se ne fa ancora troppo poca, quindi il lavoro della Fondazione Komen è importantissimo sia nella sensibilizzazione di questi giorni ma anche nel lavoro che fanno diffuso qui nel villaggio, in tanti luoghi della città con gli screening. Per realizzare concretamente screening e per far vedere che è semplice, quindi poi è una cosa importantissima che tutte le donne devono fare. Poi per l'esempio straordinario delle donne rosa guarite, perché bisogna uscire anche da una sorta di omertà, perché questo è un tema quasi che tutti hanno l'imbarazzo, il fastidio a nominare, invece va nominato, va detto, si deve parlare dei tumori al seno, si può far vedere che si può guarire. Quindi però serve solidarietà, serve sostegno e il coraggio delle donne che sono qui è importantissimo perché è un segnale per tutte le donne d'Italia. La Fondazione Komen, quindi noi la sosteniamo, siamo qui e quest'anno poi c'è il Presidente Mattarella che è davvero un segno importantissimo, davvero il massimo livello istituzionale. Voglio ringraziare il Presidente, come voglio ringraziare Laura Mattarella che presiede il Comitato d'Onore, mi ha voluto anche il Comitato d'Onore.